Allora, Amelio ha esordito dicendo che lui insegna regia al Centro Sperimentale di Cinematografia a partire dal 1982. E quello che ha messo a punto è una specie di didattica negativa. Cioè, niente Eisenstein, niente i mostri sacri della storia del cinema, perlomeno non all'inizio. C'è un decalogo che però è un decalogo negativo, cioè le cose che un regista che esce da lì non deve fare. E questo decalogo lui l'ha ricondotto a una frase, cioè non bisogna fare frasi fatte. Frasi fatta nel campo cinematografico significa per esempio battigia, quattro piedi, poi l'inquadratura si alza e si prendono per mano queste due persone. Poi l'inquadratura si allarga ulteriormente e si vede un bel sole che tramonta. Ecco, questa è una cosa che lui non vuol vedere dai registi che escono da lì. Poi, sul cosa lui voglia vedere, ecco, questa è una cosa che su quello è stato molto chiaro. Ha detto: il punto non sono quello che voglio io, il punto è far uscire quello che vogliono loro. E quindi si tratta di una forma di didattica appunto negativa. Che richiama quello che Rancière ha definito maître ignorant, cioè maestri sì, maestri con competenze, ma ignoranti nel senso che il problema per questo tipo di maestri, che secondo me sono i più rari ma anche i più necessari, anche nel periodo particolare in cui siamo, ecco, sono dei magisteri, diciamo, che non puntano a trasferire sistemi di conoscenze. Puntano a far uscire, diciamo, delle competenze che il docente non ha o non ha ancora. E quindi trasforma il momento della didattica in un momento di creazione condivisa. Gli esempi che poi ha dato Amelio sono stati molto interessanti sul tipo di dinamica che si crea, ecco, non con gli eccellenti. Questa è stata un'altra cosa che è uscita ieri, molto interessante. Non con gli eccellenti. Cioè, il problema non è valorizzare gli eccellenti. Tra l'altro, questa è una cosa che la scuola italiana, non solo la scuola, l'università fa già, perché il problema nostro non è solo un problema italiano, ma un problema anche molto italiano, non è certo quello di sostenere le persone già dotate di particolari interessi, particolari capacità. La fuga dei cervelli c'è perché i cervelli ci sono. Il problema non è quello. Il problema sono i potenziali eccellenti che non diventano eccellenti e quelli che hanno un'eccellenza altra, un'eccellenza che magari non è valorizzata dal sistema per com'è, ma che è comunque un'eccellenza potenzialmente ricca a livello artistico, in quel caso lì, ma non solo. Questa abbastanza lunga introduzione per arrivare al motivo del convegno di oggi. Come avete visto, è un convegno che accoppia due elementi che non sempre vanno insieme, perché appunto c'è dimensione delle fonti, dimensione della didattica, su un tema abbastanza desueto. Cioè già il tema del lavoro, Prima Guerra Mondiale, non è un tema frequentatissimo, beh, a parte gli archivi che sono impegnati in questo lavoro e un insieme battagliero, ma nel complesso abbastanza piccolo, di studiosi. Accoppiando poi l'elemento di genere, diciamo che abbiamo fatto un tema, abbiamo creato insomma un sottotema particolarmente di nicchia. Allora, perché l'abbiamo fatto e perché abbiamo deciso di mettere insieme queste due dimensioni? Ma perché, sempre ricollegandomi al discorso che stavo facendo, siamo in un momento in cui anche gli archivi devono ripensare la propria identità e ripensare il proprio pubblico. Gli archivi nascono alla fine come sostegno per gli eccellenti, quelli che sono arrivati, per i ricercatori che sanno già compiere i loro percorsi di ricerca, e l'archivio è il loro giacimento di partenza. Quello, il percorso che come Fondazione Micheletti, ma non solo come Fondazione Micheletti, gli archivi, Fondazione ISEC di Sesto San Giovanni e Fondazione Dalmine, che abbiamo invitato, ecco, variamente, ma stiamo procedendo verso una, diciamo, diversificazione delle rispettive attività. Cioè sì,
archivi per specialisti, ma archivi come risorsa anche per la didattica. Il problema che ci troviamo ad affrontare è. Allora, non ha senso che proponiamo un doppione di quanto viene già offerto a scuola. La scuola, tra l'altro, che è quel problema che ho messo a fuoco. Dobbiamo far sì che l'archivio sia un momento di incontro con qualcosa di non già noto, ovviamente, ma che sia anche uno stimolo. Amelio diceva che il problema è creare un varco con la persona e non appunto con i primi, ma con quelli che restano un passo indietro. Quindi creare e stimolare l'attenzione per la fragilità delle persone verso cui ci si rivolge. Ecco, questa è una cosa che in generale non è molto diffusa. Diciamo che come background dell'archivio, ecco, non è il nostro specifico, però è una cosa che ci siamo resi conto, e questo lo si è visto anche in incontri privati, diciamo, che ci sono stati nei mesi scorsi, è una cosa verso cui abbiamo sviluppato una sensibilità, e questo incontro punta a mettere in rete le esperienze didattiche degli archivi che sono intervenuti, facendoli interagire con quello che poi è lo specifico nostro, insomma, degli archivi, quindi il lavoro delle fonti. Quindi l'idea è di creare un momento di confronto anche tra singoli operatori, che sia l'inizio di quello che si potrebbe chiamare tavolo permanente, ma o forum, o comunque un luogo in cui le rispettive esperienze didattiche siano confrontate e portate avanti in maniera, per quanto possibile, diciamo, condiviso e cooperativo. Cioè, a noi come Fondazione Micheletti interessa molto capire come vengono sviluppate le unità didattiche delle nostre realtà sorelle, diciamo, e poi creare dei contatti tra le persone che svolgono questa attività. Quindi, un obiettivo dell'incontro è questo. Chiaramente tutto questo deve essere collegato alla dimensione della ricerca e dell'aggiornamento a livello più scientifico, perché questo è una cosa che deve essere tenuta come punto di rimente dell'attività di un archivio. E per questo abbiamo pensato di intrecciare la dimensione più, diciamo, di scientifica di aggiornamento con la dimensione didattica. Partiremo quindi da un intervento di Pierpaolo Poggio, direttore Fondazione Micheletti e Musil. Ha spiegato che Sì. purtroppo Gustav Molinari ha preso una broncopolmonite e non ce l'ha fatta venire. Quindi sarà Quindi cioè, è sostituita? stato Sì. un. Non seguiamo l'ordine del programma, no? Vabbè, si parte col secondo intervento, diciamo, Sì. scientifico, che è il tuo. Poi si passerà all'intervento di Carlo Tombola, che è autore di un libro. È Che non quello? c'è. Ah, No, è quello. quindi. Per far vedere che esiste Sì. fisicamente. Vabbè, ma Scrivo te lo pochi presenti tu libri, dopo, insomma. vergognati. 26 lezioni di storia del Novecento. Ed è contromanuale di storia del Novecento, un pa Bignami una volta era. tra i due, diciamo, in un Bignami. qualche punto a metà tra questi due poli. Ecco. E poi ci sarà l'intervento di Stefano Agnoletto di Fondazione ISEC. Eccolo. La mattina si chiuderà così. Ecco, anche per quanto ho detto, a livello di interventi, io cercherei di rendere la cosa più dinamica possibile. Quindi, dopo ogni intervento, se ci sono delle domande, facciamone, insomma. Lo spirito è quello, sì, orizzontale, da confronto, da workshop, ma in senso vero, non in senso solo formale. Quindi.